Però solo il piccolo Buddha. Mamma, ti ricordo che Yang ha alle spalle una situazione familiare durissima. Dove? Alle spalle? Io non sono forse qua stasera perché tu e Giulio andate in terapia di coppia? Cosa? Vanno dallo strizzacervelli. Andiamo dallo psichiatra? Bella sorpresa. Dove il 7, dove l'8, chi lo trova qui fa il botto. Allora chi mi sbanca? Me lo sento, questa. Ah, oh, peccato, no, c'eri quasi. No. Siamo a 200 euro. Basta, io me ne vado a nuotare. Ma dove vai, Valentino? Che se il mister ti vede, si accorge che non stiamo in acqua, resta qua. Ma che fa il mister? Il mister sì. Pensa alla tattica, sì. Agli schemi, elabora. È concentratissimo. Sì, sì. No, no, ti prego, no, no, no. Paolo, ti ho lasciato per Paolo, sicuro. Paolo, come ho fatto a non pensarci prima? È concentratissimo, guarda. Io non capisco come si faccia a cambiare così tanto in così poco tempo. Ma cosa le hanno fatto? La cura a Ludovico tipo arancia meccanica? Elio, questo è un punto a tuo vantaggio, no? Pure. Ma certo, perché se Maya non fosse... Se Maya non fosse cambiata, magari ci saresti anche andata a letto e poi il giorno dopo avresti dovuto ricordarle come ti chiami. Invece ora lei ha capito di essere pronta ad innamorarsi, solo che l'ha fatto con la persona sbagliata. Ecco appunto, con faccia da maiale. Ma com'è possibile? È la storia più antica del mondo, tesoro. Nessuno si innamora mai delle persone giuste. Mai. E poi sottoscrivo. Ho capito, ma almeno troviamo una strategia comune. Datemi una mano, venitemi incontro. Strategia. Ma tu hai giocato troppo coi soldatini, amore. Ragazzo, se ci fosse una strategia, credi che non ce la giocheremmo noi per prime? Credi che se quelli che danno i numeri all'otto conoscessero i numeri vincenti, non li giocherebbero loro per primi? Loro per primi? C'è un'unica strategia. La pazienza. Non devi mollare il campo per nessun motivo al mondo. Non mollare, non mollare, non mollare. Chiaro? Chiaro. Però così mi metti paura. Ah, amore mio! Ah, è arrivato muso di porco. Che bello sei venuto! Amore, grazie, scusa. No, è che lui è mio fratello. Oh, oddio, scusa, tanto, tanto piacere. Tanto piacere, io te ne ho parlato tanto. Ci siamo già visti, no? Sì, mi sembra di sì, solo effettivamente forse... Sì, ma dove però? Sì, non mi ricordo dove. Anche subito ti confondo sì, con qualcun altro. No, sicuramente sì. Sei anche tu. Ti starei sicuramente confondendo, poi sai, non sai quante sosia ho. Me lo dicono continuamente. Poi questo colore di capelli ormai ce l'hanno tutte. Guarda, scusatemi, vado a salutare le mie colleghe. Oddio, ragazzi. Sciagura, disastro. Poi non sai quanto ci sa fare quei ragazzi. No, lo so come ci sa fare quei ragazzi, ci sa fare sì. Ah, lo sai? Sì. Ho conosciuto il fratello di Tommaso. Non gli sei piaciuta, la famiglia non ti vuole. Ho bisogno di qualcuno, portali a scuola, portali allo sport, cosa sì, ci sa sì, fare. Ma lei si dà. Il problema è più grave, gravissimo, il problema è che ci sei andata a letto. Come lo sai? Tirate indovinato. Quei ragazzi, sapere che una si dà, che porta affetto, che fa tutto, è importante. Tutto fa. Il fatto è che non sono andata a letto solo con lui. Non era difficile immaginarlo. No, cosa hai capito? È che in quel letto non c'eravamo solo io e lui. Cioè hai fatto sesso di gruppo con tuo cognato? Allora si è fatto tuo monte. Tanto non era mio cognato. Ma scusate, Trey fa già gruppo? No, fa un casino, Maya. Lui ti ha riconosciuta? Forse, non lo so. Oddio, ma non sarà così stronzo da dirlo a Tommaso. Tommaso, senti, forse dobbiamo parlare un momento. Insomma è stato un allenamento fantastico perché abbiamo provato un nuovo schemino, no? E i ragazzi hanno risposto alla grande, un orologetto. Ti scarica proprio questa cosa? Sì, sì, mi svuota completamente. Tu invece? No, io penso ai miei, farsi la guerra, la loro età proprio. Poi figurati, io papà lo capisco, perché lei avrebbe dovuto assolutamente parlargliene quando è successa questa cosa, assolutamente. Se gli avessi raccontato di essersi invaghita di un altro, il loro matrimonio sarebbe andato a rotoli e magari si sarebbero persi questi ultimi anni di felicità. Ma se non hanno fatto altro che mollarsi, prendersi e mollarsi, ma no, quale felicità, no, Paolo? No, al loro modo si sono stati bene, in fondo. Ma molto, molto in fondo. Ecco. Comunque tra mia madre mollata a 64 anni e mia sorella che va in terapia di coppia, a me va veramente di lusso. Onestamente. Presuntuoso. C'è uno sotto casa. Paolo, come ho fatto a non pensarci prima?
Uno in che senso? Carino. Chi se ne frega che è carino? Chi è? Che fa? Ma come chi se ne frega che è carino? Invece com'è? Deve essere carino. Comunque ti volevo preparare, Ellie. Quello che sta con Cristina? Ah, quello. Niente attacchi di gelosia, rabbia cieca. C'è anche una moto sulla scena. Anche i genitori crescono, maturano con il tempo. E in effetti è carino. Bene, finito. Come di già. Beh sì, anche io in effetti queste monografie di storia sono una passeggiata di salute. E anche la tesina sui baci. Siamo a casa! Senti, ho sempre sognato di fare come nei film. Cioè? Dove eravamo rimasti? Siamo tutti a casa! Ma come tutti a casa? Ma non dovevano tornare adesso? Oddio no, sbrigati! Vai sul tavolo, fai qualcosa, ti prego, scrivi! Vabbè, dai, ma che sarà mai? Se mia madre ci vede, comincia a farci un interrogatorio. Domande di ogni tipo, e quando vi siete conosciuti, e da quanto tempo state insieme. Comincia a sparare da benaggini di ogni tipo, per non parlare di Paolo. Comincia a strizzare l'occhio e a dare di gomito. Si può? Scusate, è che... insomma, ci hanno visto giù e... Non gli hai detto niente di me, di Viola, spero. Qui è Raul. È un mio amico, eh. Ma più che altro è il fratello di Viola, la fidanzata di Emma. No! Ma chi sei matto? Salvi. È che hanno già costretto Raul a rimanere a cena, quindi voi non ci ho abbandonato, ovviamente, no? Compagni di scuola? Sì. Ah, sì. Certo. Ah, okay. Ovvio, no? Carina questa idea dei fidanzamenti incrociati. A chi è venuta per primo l'idea? Ma fatti tuoi, no? Ma sarà anche una cosa loro, no? Detto, no? Scusate ragazzi, ma la cena è un po' rimediata, sai? Noi siamo una famiglia alla mano. Sì. Ci portano qualcosa le zie? Come, vengono anche le zie? E i vostri vecchi compagni di scuola li vogliamo lasciare fuori? Appunto. Sì, grazie Chris. Un altro po' di analcolico? Ciao Cristina. Ciao zia. Sono le nostre zie, ci portano soltanto qualcosa da mangiare, ma non si trattengono. Si trattengono. Oh, senti, io devo dire una cosa. A noi questo fatto dell'incrocio dei fratelli non ci sta bene. Eccoci. Senti, ti prego, io non ce la faccio a parlare dei fatti miei davanti a uno sconosciuto. Stare lì a dire a uno che non ho mai visto quanto lo facciamo, come lo facciamo... mi imbarazza. Dai Giulio, anche se fosse, non fare storie, dai andiamo, ti farà bene, ci farà bene. No, non ti arrabbiare se faccio scena muta, va bene? Promesso. E se comincio a parlare di sesso, io comincio a fare blablabla. Andiamo. Lo baila lo cubano, lo tocca lo romano, lo canta lo gallego, yatta lo... Abbiamo sbagliato, hai visto? È un segno, quindi torniamo a casa. No. È questa la nostra terapia. Che cosa? Amore mio, io ti amo tanto, ma ci stiamo trascurando. E se non facciamo qualcosa ci perderemo. Ci tiene insieme solo il fatto che siamo genitori e invece noi siamo prima di tutto una coppia. Ti prego, fai uno sforzo. Amore mio, pure io ti amo, però perché non facciamo come fanno tante altre coppie, tipo comprare dell'intimo pruriginoso, qualche accessorio? Questo mi sembra un po'... troppo. No. Lo baila lo cubano, lo tocca lo romano, lo canta. E così, dimostrato che era abbandono del tetto coniugale, lui, oltre agli alimenti, le ha dovuto pagare anche un cospicuo risarcimento. E vissero tutti felici e contenti. A me non piacciono queste favole. A me sì, ci racconti di nuovo di quelli che hanno divorziato? No. Adesso è ora di dormire. Buonanotte, sogni d'oro. Nonna, non ti preoccupare. Se il signor Mario non torna, ci vengo io a stare con te. Sei molto gentile, ma il signor Mario torna. Torna.